Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con il primo episodio della nostra serie dedicata a Ciccio Graziani. Tutto ha avuto inizio così, da un'idea abbastanza malsana e dal desiderio di portare qua su YouTube una carriera e un modo di trattare FIFA abbastanza diverso da quello che si è soliti vedere. E onestamente mai avrei pensato che da quel giorno le gesta di Ciccio e della sua banda di improbabili eroi sarebbero diventate un cult qua su YouTube. È buona! Occhio al tiro. Mamma mia! Ma Pallone in vantaggio. che gol ha fatto? In questi mesi ne sono successe veramente di tutti i colori in questa serie e devo dire che considero questa serie una delle più divertenti probabilmente che abbia mai portato sul canale, però adesso che si è verificato un fatto particolare, ovvero che una delle nostre leggende se n'è andata via, penso sia doveroso e anche giusto fermarsi un attimo e omaggiare appunto questa nostra leggenda nella maniera che merita. Bravo! Curiale, è la tua ultima chance, eh? Andiamo, Curiale. Vai, Curiale. Sì, perché Davis Curiale, detto il Niño, detto Ciccio, uomo simbolo di questo improbabile ed eroico Trapani, è stato ceduto e credo che sia opportuno e doveroso, appunto, omaggiarlo con un video che ripercorra le gesta del suo Trapani, il Trapani dei miracoli, così come l'abbiamo definito, in un video che peraltro ho realizzato insieme a parecchi di voi che ci tengo a ringraziare perché appunto senza il vostro supporto, senza le vostre idee sarebbe stato complicato farlo. Per cui in un ordine prettamente casuale ringrazio Walter Maltese, Seb Jensen, Alessandro Bernardi, Michele Pierantoni, Valerio Della Vecchia, Fabio Anzalone, Fabio Gravina, Antonio Iannucilli, Gabriele Vitale, Tripa, Fabio Montefiori, Luca Maddalena, Francesco Virgilio, Matteo Quaglino e Daniele Cecilia e soprattutto il mio amico Edoardo Giardini con cui sono stato a pranzo fino a poco fa, per cui il ringraziamento è anche doppio perché abbiamo parlato appunto di questo video prima che lo registrassi. Fatti questi doverosi ringraziamenti però passiamo al dunque, partendo dall'inizio e partendo dal perché ho scelto il Trapani, dal perché mi sono imbarcato in questa epopea partendo dalla Serie B. Beh, prima di tutto, la cosa che ci tengo a dire appunto è che volevo fare qualcosa che fosse veramente lontano dallo stereotipo tipo della carriera di FIFA qua su YouTube. Per cui ho detto, voglio scegliere una squadra improbabile. Tra le improbabili, quella che mi stuzzicava di più era il Trapani, vuoi perché appunto avevano mancato la Serie A per un soffio nell'anno precedente a quello della carriera, vuoi perché nel Trapani c'era arrivato Guido Guerrieri, giocatore della Lazio, quindi a cui sono abbastanza legato. Guerrieri che però si è rivelato tutt'altro che un sogno per me, ma come ben sapete, un vero e proprio incubo. Questo lo conosco perché il buon Guerrieri è della Lazio. Infatti, un pizzico di Lazio ce la dovevo mettere in questa carriera. Grande uno contro uno, prova ad andare. Ah, vabbè. Bucato proprio, manco l'ha vista partire il buon Guido. Aia, aia, la difesa si apre e Guerrieri non ne prende una. Oddio, se ci avessimo una squadra che gioca sarebbe. No, vabbè, Guerrieri! Ma che veramente ogni pallone è un gol qua! Se vuol dire che ho scelto il Trapani per lui! No, vabbè, Guerrieri è da caccia via calci, veramente! Cioè, questo ha sbagliato il cross e andava sotto al 7. La difesa che si apre! Guerrieri non ne prende una! Guerrieri non ne prende una! Guerrieri non ne prende una! Non ne prende una! Ce n'è con la melina! Occhio di testa. Mamma mia, Guerrieri! Ecco. Trova i compagni. Rolando Bianco. Ah, è ritornato l'incubo del birillo in porta. Guerrieri, questa è l'ultima partita che ci fai perdere. Oh, basta veramente. Ma Guerrieri non è stato l'unico giocatore a tormentarmi, perché fra questi ce n'è stato anche un altro che forse alcuni di voi ricorderanno fin troppo bene, che è Coronado. Coronado, l'autore del nostro primissimo gol. Grande pallone Bravo, verticale. bravo, mamma mia, Coronado, il piccolo talento di Trapani, giocatore con cui ho vissuto un profondo rapporto di amore e odio fino al momento più tragico, ovvero l'immancabile gol dell'ex. Calare di rigore. Bravo, Coronado, no, liscio della morte. Coronado, l'ultima volta che ha saltato un uomo
Si girava ancora col Calesse, probabilmente. No, il pareggio al 90esimo no, Non è finita. Ottima la lettura difensiva. Colpisce. Che sfiga però che ci abbiamo. Ma non è possibile. Coronato ha segnato. E restando in tema di rapporti di amore e odio, non posso veramente non citare in questo video del Trapani dei miracoli il caro vecchio piccolo Aaron, passato dall'essere un oggetto misterioso che nessuno conosceva al diventare un vero e proprio idolo della curva. Questo è più basso, mi sa di uno Sterling dei poveri. L'area. Bravissimo Aaron, la mette. È rinato Aaron, non c'è segreto, ha segnato Nimein. Prova la botta. Bellissimo Nimein. Definitivo. Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Ci ha salvato la partita con un tocco sotto. Una sorta di mini scavetto. Sì. No, è tornato a essere quello di sempre. Ma che tiro è? Bravo Nimein! Occhio al tiro! Non ci posso credere a questo che sta a fare! Non ci si crede! L'ha portata avanti col tacchetto, neanche Cassano quando fece quel gol storico da ragazzino! Ma questa serie ha avuto successo ed è entrata nel cuore di così tanti di voi per il suo essere così improbabile. E questo suo essere così improbabile deriva soprattutto dai tanti soggetti calcistici nei quali ci siamo imbattuti nel corso di queste due stagioni e mezzo. Può metterla da lì. Ah, oh, finalmente un gol come si deve. Su, il capitano. Capitano Rizzato, peraltro abbiamo un capitano nuovo ogni settimana noi. Vi ricordate per esempio Singh, quello che segnava solamente in diagonale? Singh. E c'è il tiro. L'ha messa Singh. Primo gol in campionato. Oppure di Visconti, che mandava all'ospedale tutti quelli che gli prendevano il posto. Mi ammazza Visconti, porta Naiella. Mamma mia. Sapete tutti cosa fare quando prende palla Visconti, eh? E questo senza contare tutti i siparietti del tutto involontari come quelli del nostro commentatore preferito, quello che porta sfiga. Prevedo un'altra sconfitta. Ma che porti sfiga? Ma lo sarà a sentire questo? Qualcuno ci ha fatto il malocchio. Tocca fare ridi per pizzatori tipo occhio malocchio, persevole e finocchio, immersi nel sale, nel vino. Non lo so, fatemi sapere se conoscete riti antisfiga da poter usare, perché... Impressione, infatti, che oggi usciranno dal campo con una sconfitta. Ma perché continui a tirarla? Ma maledetto! Ogni volta che gli chiedono che cosa prevede, dice che perdiamo. Ma perché? E visto che parliamo di sfiga, una delle cose che mi sono rimaste più impresse di questa carriera col Trapani è senza dubbio la tendenza e la naturale propensione di Petkovic a beccare pali e traverse come se non ci fosse un domani. Facciamo una cosa un po' più schifosa. Tipo così. No! Ma... Petko! Palla molto interessante. Petko sempre sta c***o di traversa! Non è possibile! E come dimenticare le tante beffe? La beffa no, eh! La beffa no, lo sapevo. Le incomprensioni con i senatori della squadra, i momenti difficili, le litigate. Citro, e in mezzo ci sta mia nonna. Ecco il tiro. No. Bravo Antonino. Ma perché in curva? Vai Citro. Bravo Citro. Niente, c'ha la velocità del comodino Citro. Ma non così lontano, ma perché non capite un cazzo? Eppure, nonostante le mille difficoltà, il Trapani c'è sempre stato e nella prima storica stagione abbiamo potuto non solo sognare la Serie A, ma addirittura raggiungerla con una storica doppietta di Petkovic a Benevento. Una partita che rimarrà nella mente di tutti noi per chissà quant'altro tempo. Non fa dimenticare la fatica. Bravo Petko! Rigore! Lo indichiamo sto dischetto, arbitro? Petko!
Sempre Petco segna. Sempre Petco segna. Petco. E andiamo Petco. E andiamo Petco. Dai, 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 dai. Dai, 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 su. Mamma mia, doppietta di Petco. Non capitava dal 15-18 la doppietta di Petkovic. Allora, il Carpi ha perso. Siamo in Serie A. Siamo in... non ci si crede. Cioè, teoricamente siamo in Serie A. Sì! No? Sì, sì, come no, come no. Sì, siamo in Serie A, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, non ci si crede. Il primo anno in Serie A poi è stato abbastanza surreale, obiettivamente, perché siamo passati da un inizio stagione veramente terrificante, in cui non girava assolutamente nulla, a rischiare addirittura di centrare la piena qualificazione in Coppa UEFA grazie a una squadra che definire ignorante è veramente un eufemismo. Dai, dai, dai che sei... Ciolito. Prova la botta. Ce l'abbiamo fatta. Al 90esimo. Non ce se crede. Ciolito sblocca. Petco. Petco. E c'è la conclusione. Mamma mia che ha fatto. Ma il vero artefice di tutti questi miracoli, nonché l'uomo a cui voglio dedicare la copertina, ma anche la chiusura di questo video, è senza dubbio l'eterno e il leggendario, il mai dimenticato, Ciccio Curiale. Un giocatore che ha iniziato come oggetto misterioso in questo Trapani, un giocatore su cui nessuno avrebbe scommesso 2 lire, ma che si è poi trasformato nell'uomo simbolo del Trapani dei miracoli, nell'uomo simbolo delle nostre cavalcate, nell'uomo simbolo di un qualcosa che va oltre il calcio dei grandi, un qualcosa che va oltre il calcio dei soldi, un qualcosa che rievoca e esalta veramente il calcio, quello vero, il calcio romantico. E oggi voglio chiudere questo video ricordando proprio il nostro eroe, il nostro Ciccio. E ora che se n'è andato, nonostante i tanti campioni che l'hanno sostituito, sono veramente certo, purtroppo, che ne sentiremo tanto la mancanza. Bravo! Curiale, è la tua ultima chance, eh? Andiamo Curiale. Vai Curiale. Curiale, siamo tutti con te. Dopo l'infortunio non sei più stato lo stesso, Curiale. Il nostro Fernando Torres è diventato Curiale. Ti chiameremo il Nino di Trapani. Vai Curiale. Vai Curiale. Vai Curiale. No, Curiale mio, però che cazzo. È una bellissima palla per... Niente, Curiale è lento come l'inferno, veramente. Curiale, te possino, e mannaggia a me che ti ho fatto giocare soprattutto. Fammi ricredere, Curiale, fammi ricredere una volta. Il mai decisivo ti chiamerò. Bravo, Nino. Curiale, sono avanti. L'ha messa! L'ha messa! Risponde alle critiche, Curiale. Vai, Curiale! Curiale la mette! No vabbè, non ce se crede. Curiale man of the match. Torna dopo 15 anni in panchina. Non sa manco lui perché, ma sta esultando all'Olimpico. Fuori casa, il Trapani va in vantaggio. Io non capisco, ho speso 1.000 milioni per comprare 800 attaccanti e poi segna Curiale, vabbè. Guarda Curiale. Guarda Curiale che va da solo. Curiale. Curiale. Curiale fatte fa fallo. Curiale fatte fa fallo, che arrivo all'80esimo. Mamma mia. Curiale la vuole. Curiale la mette. Non ci voglio credere. Curiale la mette. La doppietta di Curiale all'Olimpico. Il rigore più brutto di sempre. Tra l'altro. Ciccio Curiale. La mette Curiale. Non ci si crede. Non ci si crede a quello che sta succedendo ultimamente. Mamma mia Curiale. Impresentabile, ma segna sempre lui. Mamma mia Curiale. Ciccio. Mamma mia Curiale, niente, io devo far giocare questo, devo far giocare questo per quanto sia apparentemente impresentabile. Ciccio non tradisce, Ciccio bomber, vuole la maglia da titolare. L'avevo vista dentro. Curiale! Ciccio Curiale di testa, pure così segna. Niente, questo è talismano del Trapani. Talismano del Trapani, questo segna sempre, è pazzesco. Giocatore pazzesco. E andiamo, su!
Curiale, sempre lui. Sempre lui. Sempre lui. Mamma mia.